Si parla ogni anno di questa cosa e di certo non si finirà qui di parlarne. Ma come diamine faccio se il mio cane ha paura dei botti di Capodanno? E guardatelo fino in fondo perché la soluzione esiste. Controcondizionamenti, pilloline, desensibilizzazione, abituazione, Kong, masticativi e sono sicuro che ne avete sentite di ogni. Anche io l'anno scorso avevo girato un video che parlava proprio di questo. Per intenderci è tutto valido, ma non puoi neanche lontanamente pensare di risolvere questo problema se hai 20 giorni di tempo. Ragazzi, i cani non sono macchine. Beh, ma allora che si fa? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ivano, addestratore e guida ambientale e oggi ti racconto la storia del mio piccolo Sirio, uno dei miei due cani. Dovete sapere ragazzi che il mio cagnolino adorato ha una grande sensibilità uditiva e ovviamente ha paura dei rumori. Beh, quando era cucciolo ho creduto di poterlo perdere perché gli è preso un attacco di panico fortissimo quando ha sentito il suo primo botto di Capodanno. Un'esperienza fuori di testa. Quindi ho lavorato incessantemente per 2 anni e mezzo su questa sua debolezza. Ma ragazzi, parliamoci chiaro, non sarà mai come l'altro mio cane Whisky, che anche se gli cascasse una meteora a 10 centimetri, chi se ne frega? Beh, quello che voglio fare oggi è fornirvi una soluzione pratica ed efficace a voi che magari non siete del mestiere e non avete tutto il tempo che ho io. E soprattutto una soluzione se avete 20 giorni di tempo per prepararvi. E qui possono piovere insulti, parolacci, bestemmie. Ne sono perfettamente consapevole, ma l'unica soluzione che voi avete a disposizione è prendere il vostro cane, se davvero gli volete bene, e allontanarvi più che potete dalla fonte di questi rumori. E scordatevi soluzioni lampo e altre cose del genere, quelle vanno benissimo per chi ha intrapreso durante il resto dell'anno un percorso di desensibilizzazione ai rumori. Voi non potete neanche minimamente pensare che con un masticativo, le coccole, l'amore, voi possiate salvare un cane che sta per infartare. Quindi prendiamo coscienza di ciò e allontaniamoci da tutte quelle persone, per non dire altro, che esplodono queste dannatissime bombe in giro per la città. Ragazzi, credetemi, mi dispiace essere così duro e sbattervi la verità così crudamente in faccia, ma mettiamoci un attimo nella testa di un cane impanicato. Io sono sicuro che l'unica cosa che vorremmo fare in quella situazione è scappare via. E se quest'anno proprio non potete allontanarvi, allora prendete il telefono, chiamate subito il vostro veterinario e impostate con lui subito una terapia farmacologica che possa aiutare il vostro cane in quella determinata situazione. Ovvio è, ragazzacci, che quest'anno è andata in questa maniera, ma l'anno prossimo la prima cosa che dovete fare è contattare il vostro addestratore di fiducia e lavorare sulle debolezze dei vostri cani, così da affrontare l'anno dopo questa situazione in maniera più serena e controllata, perché i risultati si possono raggiungere con il duro lavoro. Poi ovvio è che anche tutto ciò che troverete online potrà fornirvi supporto. Bene, spero di non essere troppo insultato per questa soluzione che vi ho offerto oggi, ma ragazzi, fatemi un piacere. Se un pochino ci credete in quello che vi sto dicendo, aiutatemi a diffondere questa verità. Condividete questo video al massimo, così per aiutare tutte quelle persone che in questo determinato periodo dell'anno si trovano in grande difficoltà. Detto ciò, vi auguro un buon dicembre, da me e dal mio cane Fifone. Ciao a tutti!